Erika Zini presenta Bookmania Estate. Interviste, anticipazioni e consigli di lettura per il tempo libero. Bookmania Estate, un'esclusiva di TV. Buonasera a tutti e bentornati all'appuntamento con le letture consigliate per questa estate. Oggi abbiamo come ospite Francesco Aloe e parleremo del suo libro L'ultima bambina d'Europa. Ve lo faccio vedere qua, diamo subito il benvenuto a Francesco. Grazie, grazie a voi per l'invito ovviamente. È un piacere, anche perché il tuo libro mi ha veramente folgorata. È stato presentato di recente, insomma, qualche tempo fa, ma comunque l'ultimo mesetto, credo, a Bologna, la libreria Irnerio, che salutiamo, la Ubik Irnerio, che presenta sempre titoli molto interessanti, e uno era il tuo, e non conoscevo né te né la casa editrice. Per fortuna vi ho conosciuto, perché hai scritto un romanzo veramente bello, interessante e originale. Io ti chiedo innanzitutto come nasce L'ultima bambina d'Europa. Ma guarda, L'ultima bambina d'Europa è un romanzo che ha avuto una genesi abbastanza particolare, nel senso che io per deformazione professionale tendo a riflettere molto se è il caso di scrivere un nuovo romanzo oppure no. Mi sono sempre chiesto se la narrativa italiana abbia effettivamente bisogno di una mia nuova creatura ogni volta che mi sono avvicinato alla scrittura di un nuovo romanzo. In questo caso forse è l'unico caso di cui ricordo anche il momento in cui è nata l'idea. Questo è stato scritto in 2 mesi, quindi un periodo veramente intenso, sì, ogni giorno comunque puntualmente ero davanti al computer o al taccuino a scrivere, nell'inverno del 2015. Però l'idea era già stata maturata, direi, nell'estate dello stesso anno, a luglio 2015, quando il problema delle migrazioni, soprattutto delle morti nel Mediterraneo, che diventavano ogni giorno a centinaia, no? Cifre insostenibili, stava cominciando ad essere vissuto in modo diverso dai mass media nostrani, quindi con un'attenzione maggiore. Però paradossalmente quella maggiore attenzione da parte dei mass media si trasformava in me in una sorta di distacco lento ma quasi inesorabile. Cioè, mi stavo accorgendo che sfogliando i giornali o leggendo le notizie online, ogni tragedia in mare cominciava a diventare sempre meno, ai miei occhi, sempre meno importante, come dire, rispetto a quella precedente. Iniziava a passare in secondo piano. Esatto, cominciava a viverla quasi in modo esatto, mi stavo abituando al dramma, tant'è che un giorno, quando avevo letto ennesima strage in mare, 170 annegati, e io quasi l'ho letta solo con la coda dell'occhio, lì mi sono reso conto che forse c'era qualcosa che non tornava più. Ho pensato, attenzione, questi non sono numeri, sono bambini, sono donne, sono uomini che muoiono a pochi chilometri da casa nostra, nel modo forse anche più atroce. Dopo mesi di speranza, di viaggio e di traversate incredibili. Quindi lì ho capito che c'era un problema, almeno per quanto riguardava me. Ed è lì che è cominciata a maturare l'idea di mettere al servizio di me stesso innanzitutto, ma poi anche di chi avrebbe probabilmente letto il libro, perché comunque quando scrivo penso sempre anche a un ipotetico lettore, mettere al servizio quindi la mia scrittura per un qualcosa che potesse tornare utile in un primo momento a me. Infatti scrivere questo romanzo è stato utile a riallacciarmi, almeno a livello mentale, sicuramente a livello mentale, al dramma umano che queste persone vivono. Quindi l'obiettivo principale è quello, cercare di recuperare l'aspetto umano del dramma, non nient'altro, del dramma della migrazione, che come vedi diventa sempre più problematico, pressante, più attuale, soprattutto per chi fugge da quei territori. L'idea è nata quindi di fatto lì, ma poi sono seguiti dei dubbi, cioè non avevo ancora avuto in mente proprio esattamente sì, la trama o come affrontare il problema. Avevo pensato di immaginare uno dei viaggi che negli anni
passati e anche recenti, comunque senza andare, tornare a un secolo fa, ma che molti italiani hanno fatto in giro per il mondo. Penso a mio padre che a 16 anni è andato in Svizzera da solo alla ricerca di un lavoro, ai tanti calabresi, che poi è la mia terra di origine, che sono andati in Canada. Però scrivere qualcosa di questo tipo significava in qualche modo allontanarmi dall'idea originale o comunque dall'obiettivo principale, perché era un paragone che non mi tornava calzante al 100%. Cioè, in realtà gli italiani che sono andati all'estero non avevano le bombe sulla testa o non avevano appunto problemi di sopravvivenza. Certo, c'erano situazioni critiche, ma non paragonabili a quelli che stanno vivendo adesso i siriani, per dirti, la gente che in questo momento è forse più disperata. Abbiamo visto Aleppo in che condizioni è. Di conseguenza mi è sembrato più quasi più utile o più coerente o più onesto immaginare un futuro che, attenzione, è un futuro probabile, non è un futuro fantascientifico, e ambientare quindi la storia in un'Italia, in un'Europa devastata, e immaginare un'immigrazione al contrario. Quindi l'idea è nata così, cercare di mantenere accesa la mia lampadina sul dramma e di conseguenza quella del lettore. E credo tu l'abbia fatto in maniera molto intelligente, perché in questa Italia del futuro assistiamo al viaggio di un uomo, una donna che è incinta e una bambina, e l'unica possibilità di sopravvivenza è quella di arrivare in fondo all'Italia, prendere un barcone e arrivare in Africa, perché l'Italia, poi ci racconterai che tipo di situazione vive l'Europa nel tuo libro, anche se lo accenni non troppo specificatamente, però insomma l'unica speranza loro è quella di andare in Africa, perché lì c'è il sole, in particolare alla bambina viene detto questo, insomma. Cosa succede? Queste persone noi non le conosciamo per nome, diciamo l'uomo, la donna, la bambina, e questo ci permette veramente di immedesimarci in loro. L'uomo, la donna e la bambina potremmo essere ognuno di noi, certo. E ognuno di noi potrebbe essere in difficoltà e avere una necessità di spostarsi, come succede appunto in questo tuo romanzo. Com'è questo futuro? Poi entriamo nel merito. È un futuro, tra l'altro, ipotizzato anche da numerosi scienziati. Ho visto anche delle conferenze della NASA Anche agghiaccianti, eh? Sì, quello adesso di recente sono usciti, 2 giorni fa sono usciti dei nuovi studi che parlano proprio di una sesta estinzione di massa già iniziata, perché il 30% dell'habitat è andato distrutto in questi ultimi decenni, gli animali stanno per estinguersi sempre con una velocità più rapida, anno dopo anno, di conseguenza tutti i pilastri su cui si basa l'umanità crollano. È quindi un futuro inquietante. Quindi, come dicevo, mi sono basato anche su delle ipotesi realistiche. Un futuro in cui l'Occidente, in questo caso l'Europa, perché non vado a analizzare i problemi più lontani nel romanzo, ma è un futuro in cui il clima è completamente impazzito, il clima è cambiato, i sopravvissuti, perché ho immaginato che, poi non spiego i motivi, ma si può immaginare cosa è successo durante questi decenni di cambiamenti climatici, di guerre probabilmente, e i sopravvissuti sono pochi. Non ci sono mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione, è veramente la devastazione totale. E i personaggi si muovono in un'Italia abbandonata, deserta, cercano cibo. Fa caponare la pelle, direbbe qualcuno, davvero. Ci sono dei passaggi nell'Italia meridionale che sono estremamente inquietanti. Vero. Veramente ben scritti, tra l'altro. E sono tante le cose che colpiscono. Questo è un romanzo molto crudo, molto duro per certi versi. Com'è stato scriverlo? Ci sono frasi molto brevi, ci sono discorsi estremamente sintetici, ma ogni parola è significativa. L'hai voluto proprio scrivere perché rimanesse impresso? Sì,
L'idea principale quando scrivo è di non annoiare chi mi leggerà, a prescindere se poi il romanzo verrà pubblicato o se dovesse leggerlo solo una persona. Non mi va di prendere in giro il lettore, che comunque investe sia del tempo che del denaro in un libro, quindi l'ultima cosa che vorrei fare è annoiare. Per questo sto attento già durante la scrittura a ogni parola usata. In questo caso ho cercato di usare un tono anche sospirato, perché il narratore segue di fatto l'uomo sì, che ha faticato mesi di cammino, ha una figlia e una moglie incinta a cui badare, quindi ho evitato abusi retorici, no? È un tono, uno stile abbastanza asciutto, come dicevi, ma non semplice, nel senso che comunque ho cercato sempre un'intensità sia nel periodo che nella parola. Quindi è un lavoro ben pensato sicuramente, però che con mia grande sorpresa è venuto fuori abbastanza di getto, quindi sì, scritto davvero con l'anima. C'è in una recensione ho letto che la giornalista immaginava me piangere durante la stesura, ci è andata vicina, perché sono stati 2 mesi in cui ho scritto ogni giorno, anche il giorno di Natale, ed ero completamente rapito dalla storia. Ho anche usato dei metodi particolari, nel senso io uso molto la musica quando scrivo. In questo caso le colonne sonore di questo romanzo sono stati Nick Cave, Ludovico Einaudi, Hans Zimmer, che è un compositore, quindi con delle musiche anche che mi hanno suggerito l'atmosfera giusta. Devo dire che alla fine sono forse il romanzo che mi ha soddisfatto di più a fine stesura, perché non ha avuto poi bisogno di grandi ritocchi durante il secondo momento dell'editing. Una sorta di revisione successiva. No, è stato piuttosto lineare. Liscia. Sì, sì. Forse questo aiuta il fatto di averlo scritto in breve tempo, quindi il tono che usi nella prima pagina è identico a quello, perché quando passano 2 anni tra la prima pagina e l'ultima sei una persona diversa. Sì, no? È vero, è vero. Mentre invece in 2 mesi... Sei sempre tu, circa. Tra l'altro abbiamo parlato di un'immigrazione al contrario. Una cosa che colpisce di questo libro è che non c'è nessuno schieramento, non ti stai ponendo un obiettivo finale, non vuoi giudicare e non vuoi dare pregiudizi a chi leggerà il libro. Questo credo sia un modo molto onesto di vedere. Allo stesso tempo dai la possibilità di immedesimarsi, di far sì che quell'uomo, quella donna, quella bambina non siano dei numeri, come dicevi tu all'inizio, ma siano delle persone, potrebbero essere ognuno di noi. Certo. È un po' questa l'intenzione. Sì, l'intenzione era esclusivamente questa, non c'è neanche una riga né una parola in questo romanzo in cui io cerco di inserire nel cervello del lettore una mia idea sull'argomento. C'è da dire che questo è un romanzo che per sua natura non è destinato a un grande numero di lettori, è destinato... Non sono d'accordo. Sì, no, a livello probabilmente stilistico può piacere, sta piacendo a un gran numero di lettori, però l'obiettivo a monte era quello di, come dicevo prima, come è servito a me durante la scrittura, per mantenere accesa quella famosa lampadina, vorrei che servisse ad altri che si trovano nella mia stessa condizione di allora. Quindi è comunque destinato, come obiettivo iniziale, a quelle persone che hanno già delle proprietà, dei mezzi intellettuali, morali, per capire che non si sta giudicando, non si sta proponendo una soluzione politica, non si sta giudicando a livello politico nessuno sull'argomento, sul tema dei migranti. Si sta però cercando di recuperare l'aspetto umano del dramma. È per questo che ci tenevo a far immedesimare il lettore, perché la domanda alla base di questo romanzo poi è attuale, ma secondo me anche empatica. Cioè, cosa succederebbe se fossimo noi a dover chiedere aiuto agli attuali migranti, quindi all'Africa? Cosa direste voi che odiate chi arriva, anche se si tratta di una donna incinta? Cosa direste voi se fosse una famiglia italiana ad avere quel problema? Queste sono le domande alla base del romanzo. Le risposte poi ognuno si fa la sua, si crea la sua, come è giusto che sia. Quindi c'è un messaggio sociale che è sicuramente evidente dietro il romanzo,
messaggio politico non è il messaggio politico inteso nel senso grezzo del termine, ma si fa politica quando si scrive proprio perché si spinge un lettore a fare una riflessione, quello è già fare politica in qualche modo. In maniera estremamente onesta, e una cosa che proprio mi ha colpito del tuo libro è questo trattare un tema veramente molto delicato che ci tocca da vicino, controverso e effettivamente ancora non risolto, perché comunque continuano gli sbarchi, continua l'immigrazione, certo. Continuano a non esserci soluzioni che effettivamente siano propizie, applicabili e risolutive in maniera definitiva, probabilmente non ci saranno mai. Però è giusto comunque parlarne in maniera onesta, sapere che ci sono persone al di là dei numeri, certo. E quelle persone potremmo essere anche noi. Sì, cercare di attenuare l'odio, che questo è il periodo dei social in cui tutti si indignano per qualsiasi cosa, tutti odiano, tutti urlano, invece una riflessione anche di un paio d'ore, un giorno, dipende quanto vuoi impiegare a leggere un libro, credo sia necessaria in questo momento, proprio per non lasciarsi trasportare poi anche inutilmente da una rabbia che è solo distruttiva. Esatto. E che non porterà mai a nulla di buono, come la storia ci insegna. Quindi l'obiettivo era questo, no? Riflettere un attimo, cercare di sospendere le nostre urla da social network. Rischiano di essere assordanti in certi tipi di clima. E qualcuno mi ha chiesto, visto che sto consigliando a tutti la lettura del tuo libro, e purtroppo quando un libro è particolarmente interessante mi dà l'idea che tutti debbano leggerlo, e così è anche il tuo. Mi è stato chiesto se sia adatto a un pubblico giovane. E in effetti io mi tocca di farti un altro complimento, perché credo che tu l'abbia scritto in maniera estremamente obiettiva e onesta, e quindi io mi sentirei di consigliarlo anche ai ragazzi a partire dai 15-16 anni. So che tra l'altro mi dicevi prima della diretta che qualche cosa succede anche in quell'ambito. Ci sono ragazzi che l'hanno letto, lo leggeranno? Ci sono ragazzi che l'hanno letto, c'è un insegnante di Ravenna che è interessata a proporlo poi a partire da settembre ai ragazzi, ma lì si parla del liceo, quindi 15-16 anni minimo. Quindi c'è questo interesse in questo senso, più di una persona, più di un giornalista ha scritto che può insegnare tanto, e questa è la cosa più bella che mi si potesse dire. Io spero quindi che arrivi anche dei lettori giovani che possano così, prima di farsi inquinare dall'odio politico, possano in qualche modo farsi una loro idea a priori, no? Cosa se ci fossi io, la famosa domanda che anche Gino Strada qualche tempo fa faceva durante un'intervista: se immaginate vostro figlio, vostro padre o un vostro caro su un gommone, direste le stesse cose che sta dicendo adesso? Ecco, secondo me un ragazzo questa domanda potrebbe già porsela, e questo libro credo possa aiutarlo, quindi può essere è un libro molto duro, ovvio, ci sono delle scene, ma come ti dicevo, io ho letto Stephen King anche a 14 anni, sono rimasto turbato, ma non sono rimasto scioccato per tutta l'adolescenza. Ma in realtà poi, come si diceva anche prima, sono comunque scene purtroppo all'ordine del giorno, sì, situazioni che capitano e di cui i ragazzi sentono sia nei telegiornali che sui giornali, quindi non c'è nulla di nuovo, diciamo così, ma c'è un'attenzione maggiore nei confronti delle persone, quindi io mi sento assolutamente di consigliare L'ultima bambina d'Europa di Francesco Aloe, pubblicato da Alter Ego. Io ti faccio un'ultima domanda, poi abbiamo in serbo dei consigli per i nostri telespettatori. Che cosa ti piacerebbe che restasse al lettore una volta finito di leggere il tuo libro? Guarda, mi piacerebbe perlomeno che almeno un'altra persona, perché già me l'hanno detto in tanti, ma almeno un'altra persona, per me sarebbe una conquista, mi dicesse: guarda, ho iniziato a leggere questo libro che ero in un modo, quando ho finito mi sono sentito diverso. Questo mi piacerebbe tanto, nel senso, non che ti cambi la vita, perché ci sono dei romanzi che cambiano la vita, a me è successo, non è probabilmente questo il caso, ma sicuramente può aiutare a modificare qualcosa nella mente, in senso positivo, certo. Dei lettori, quindi sì, questo mi piacerebbe sentirmi dire che il romanzo ha aiutato a,
a far sentire diversa una persona rispetto a prima, che può essere intesa in tanti modi, ma che è comunque una bella cosa. Senz'altro. E infine, oltre a consigliare il tuo libro, io sono curiosa di sapere che libri vorresti tu consigliare ai nostri telespettatori, oltre al tuo, ovviamente, da leggere. Guarda, questa è una bella domanda, cioè, nel senso, ti evito adesso la lista di classici, perché altrimenti non finiremmo più. Così su due piedi mi vengono in mente alcuni, visto che siamo in estate, che è il periodo in cui si sogna, sì. Si spera sempre a settembre saremo diversi, no? Con più energie. Ti consiglio, consiglio ai telespettatori dei romanzi, o anzi dei libri, che a me hanno aperto la mente. Quindi ti dico su due piedi, gli ultimi due di Carlo Rovelli, quindi Sette brevi lezioni di fisica e L'ordine del tempo, che è uscito da due settimane, da pochissimo, che sono dei libri scritti con una semplicità ma con un'efficacia straordinaria, che davvero ti aprono la mente verso ti fanno sentire parte di un qualcosa di diverso, no? di più grande. Effettivamente aiuta molto anche a farsi un'idea di cosa ci circonda. E poi mi piacerebbe anche consigliare Endurance di Alfred Lansing, che è la straordinaria storia, lo straordinario racconto di un'impresa al Polo Sud degli anni del 1900, che risalgono al 1920, quindi una storia straordinaria di viaggio, ma anche commovente, senza retorica, una ricostruzione di un fatto storico straordinario, che secondo me è adatto proprio per la lettura estiva, visto che è ambientata al Polo Sud, potrebbe aiutare anche ad allontanare il caldo. Noi ci proviamo in ogni modo, come hai visto nel mio ufficio c'è un albero di Natale, per il momento non funziona, però io ci credo ancora. A questo punto, Francesco, noi non possiamo far altro che ringraziarti per essere grazie stato a voi. Qua. Tienici aggiornato con tutto quello che ci sarà nel tuo futuro. So che avrai anche presentazioni nei dintorni di Bologna, ma magari ti trovano sui social network, sì, immagino sì, che sì. Lì scriverai un po' tutti gli aggiornamenti. Io saluto anche i nostri telespettatori che sono stati con noi. Ovviamente continuiamo prossimamente lunedì alle ore 13 con l'appuntamento insieme alle letture estive consigliate. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Eric Azzini presenta Bookmania Estate. Interviste, anticipazioni e consigli di lettura per il tempo libero. Bookmania Estate, un'esclusiva di TV.